Come Drio, come Drio. Dai, 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 dai. Anche il retromarcia. Dai, un altro colpo, un altro colpo, dai, pa, fotografia. Ashley, tanti fa ginnastica. Guarda, guarda, tira fuori. Vedete anche a te. Vedete anche a te, fragare anche a te, osteria. Dai, che è massa bello. Aspetta che viene anche a Bet, aspetta. Guarda ora. Mola. Non finiamo mai. Molti casi presi in carico, è un servizio anonimo totalmente gratuito, lo diciamo anche a chi ci sta ascoltando, chiedere dello sportello In Oltre, lo si trova su internet ed è lo sportello contro i suicidi. Dall'altro è anche da dire che i nostri cittadini hanno bisogno di risposte, non si tolgono la vita nei villaggi turistici ma all'interno delle proprie aziende, come nell'ultimo caso un'azienda agricola, ed è anche l'occasione per ricordare che è gente che soffre, che ha lavorato una vita e non può vedere dilapidata quel po' che hanno risparmiato perché qualcuno non ha il coraggio di decidere. Ah, per esempio, mi sono indicato una cosa sulla cittadinanza a Treviso. La cittadinanza, allora guardate, in Italia c'è una legge che è chiara, 10 anni di residenza cittadino italiano. I bambini a 10 anni devono aspettare comunque la maggiore età. Se lo si vuol dire, io l'ho detto in termini sospetti, dare a 10 anni di età ai bambini non è questo il problema. Il problema è come si utilizza questa nuova iniziativa, si utilizza per fare ancora... e lanciare messaggi, per chiamare sicuramente il ministro Chieng a consegnarla, ma soprattutto per dare una spinta allo Ius Soli. Ius Soli vuol dire, ricordiamolo a tutti, nasci in Italia e sei cittadino italiano. Noi diciamo di no. Un paese con 8.000 km di coste, dove è garantita la sanità a tutti e quindi anche partorire avendo l'assistenza, non si può dare la cittadinanza semplicemente perché tu nasci qui. Dall'altro devo anche dire che lo Ius Soli va a pari passo con il reato di clandestinità. Togliere il reato di clandestinità, che è riconosciuto in tutta Europa e praticamente in tutto il mondo, vuol dire rinunciare alla sovranità di questo Stato, vuol dire lasciare le frontiere libere, vuol dire lasciare spazio a tutti in un paese nel quale è difficile anche controllare un po' di ragazzi che vanno a spaccare tutto a Roma. Alla luce di quanto sta succedendo a Lampedusa, la Bossettini, secondo lei, presidente, va rivista in qualche maniera? Ma anche questa è un'emerita boiata, sostenere che la Bossettini è la causa di questi fatti. Se noi togliessimo per assurdo da domani mattina la Bossettini, la cancellassimo, i barconi continuano a venire. Questi disgraziati, questa povera gente che si muove dall'Africa, non prenderà il volo aereo per venire in Italia, continuerà a farsi imbarcare nei barconi, continueranno ad esserci naufragi, continueremo a vedere tutte queste scene. È un'illusione. E la verità è che la sinistra vuole lo Ius Soli e l'eliminazione del reato di clandestinità e la Bossettini semplicemente per far politica. Grazie. Grazie per il supporto. Se no era problema. Sì. C'è
Dai però, 10, 9, 10. Mi penso che te vai per qualche salto. 5, se puoi arrivare a metà corso. Sì, sì, ma te state fuori là a Buckstone? Come si può dire? Luca, stiamo indietro a destra, state fuori. No, state fuori dal capitano. Presidente, quante volte che si allena la settimana? Se posso, due volte. Quanti chilometri? La domenica e mercoledì. Un'ora. Un'ora, Comunque ho fiato per l'intervista. Mi sembra anche, sì. Sta andando a una velocità abbastanza sostenuta anche. Adesso siamo a metà corsa, non dovevi tirare. No, metà a 4. Sì. Lei da 9, sì. 10. No, 9, 6. Cazzo. Ma... Dai. Provettorato qua che ha già buttato le armi. Ciao. Thank you.
No, mi scuso, ho dovuto rispondere a una telefonata, ma ci ha risolto qualche problema, nel senso che chiede sempre questi immigrati che arriva a Lampedusa e che deve trovare qualche posto in giro per l'Italia. E penso che noi in questo momento abbiamo dato la dimostrazione che quello che annunciavano i nostri avversari, gli avversari di Leo, che avremmo riempito questa provincia di immigrati, dei tunisini famosi che arrivavano con le scarpine da ginnastica pulite, i jeans griffati, l'occhialino da sole, il telefonino, si spacciavano per profughi, qui noi li abbiamo portati. E penso che questa sia la dimostrazione di cosa significhi essere leghisti. E quindi conosciamo, lo diciamo ai cittadini che sono qua, che magari non conoscono, a me sono concesso che a Treviso si possa dire non conosce la Lega, che non conoscono da vicino Lega e leghisti, diciamo che conosciamo la solidarietà, conosciamo la compassione, ma chi viene qua per lavorare e comportarsi bene, altrimenti va a casa. Non abbiamo altre alternative noi della Lega. E penso che la gestione della provincia che ha fatto Leo e dell'amministrazione comunale che ha fatto prima Giancarlo Gentilini e oggi con Giampaolo Gobbo sia la prova provata di cosa significa essere leghisti. Ha ragione Paolo Dotto quando ricorda gli altri candidati sindaci, ma ricordiamo anche tutti i sindaci che sono qui tra noi, che sono moltissimi, li ha salutati Leo prima, perché poi oggi è facile mettersi il fazzoletto verde alla giacca, è facile farsi fare una foto e mettersi sul volantino della Lega. Negli anni in cui hanno iniziato loro, negli anni in cui molti, la stragrande maggioranza di chi è seduto qui ha iniziato, ci si vergognava ad avvicinarsi al nostro movimento. Io dico solo che Leo ha amministrato in maniera eccezionale questa provincia e non sono complimenti gratuiti, perché se questa provincia ha i valori che oggi dà nelle statistiche nazionali, è una provincia che ancora è dichiarata una provincia vivibile, una provincia della qualità della vita, è una provincia che ha saputo avere delle visioni strategiche per il futuro e sta mettendo ancora in continuazione nonostante la crisi e ancora opere in cantiere, è perché c'è un buon condottiero. E io dico, non diamo per scontato questa elezione, e questa è un'assemblea poi di addetti ai lavori, no? Di colleghi, e sento qualcuno che dice ma sì, ma tanto che a Femo addirittura si discute la percentuale del primo turno neanche se facciamo un ballottaggio. Guardate che le elezioni si vincono quando c'è il risultato della proclamazione degli eletti. Per il resto, come dice qualcuno, pancia a terra e non si discute. Lo dico perché abbiamo già vissuto un'esperienza di questo tipo, non è il caso di Treviso, ma a Rovigo siamo andati in ballottaggio con meno 1500 voti e abbiamo perso con meno 70.000 voti. Quindi bisogna assolutamente credere che anche questa è una campagna elettorale da farsi fino in fondo. Del resto Leonardo vi ha dato un esempio di come si prende sul serio una campagna elettorale. Io spero che tutti i candidati e che tutti i militanti facciano una buona misura. Ringrazio infine il gruppo Giovani, che so che è molto attivo in questa campagna, lo è stato anche per la mia dell'anno scorso, ormai è passato un anno, ed è anche l'occasione per ricordare ai giornalisti che sono qua che se vogliono scrivere qualcosa oggi su Domani ricordino quanti ragazzi e quante ragazze aiutano Leonardo, aiutano la Lega in questa campagna elettorale. E il ringraziamento va a loro e un grande applauso che facciamo a tutti i ragazzi. Io non aggiungo altro, di solito dico, beh, ma se vinciamo, l'ho detto a Cavazza l'altro giorno, l'ho detto in altri comuni, se vinciamo dovrò portarti la bandiera del Leone, ma Leone ce l'abbiamo già in tutto a posto. Grazie, buongiorno a tutti. Dentro le lingue. Di comunicare la venuta proclamazione dell'avvocato al sindaco del comune. Auguro. Bravo! Tutta la struttura il miglior augurio per un proficuo lavoro. I tempi sono difficili, speriamo che i ministri possano andare il più possibile, perché i comuni hanno sono affamati e assetati, sicuramente lavorerà per il bene del cittadino con energia e amorevolezza. E complimenti a tutti. Grazie.
sì, ma gli scrutatori, potete, abbiamo... Sì, appuntamento numero 33. Riconosco però unitamente all'avvocato Bet anche la puntata precedente. No, come? Ecco, il sentino come sta? Male. In caso, il presidente della pista ha fatto una levantaggio stamattina? Non ce la farò a finire la corsa. No, queste sono indicazioni incredibili. L'avvocato Bet è come virtuale difensore, virtuale, ecco, nel ruolo che potrebbe anche occupare, ma in questo caso, e lui è a capo della comunità di Codogné. Si è detto che si sta allenando da un mese, il grado di forma da 1 a 10? No, 4 mesi. Luca, no, da 10 a 1. Un mese di allenamento. Possiamo migliorare, ecco, ricordiamo che il mio riferimento, il mio beneficio della stampa, di coloro che vivono con curiosità, l'hai detto? Ricordai un'ora 9:15, un'ora e 15. No, 9. Un'ora 9 e 15 secondi. Ah, no. Anche quelli hanno il loro valore aggiunto, anche le virgole, ora soprattutto, dobbiamo tenere conto. Questa è un'altra sfida tra la destra e la sinistra. Sì, ragazzi di cornuta, Marcolini, che ovviamente abbiamo accolto in anteprima perché c'è anche un background prima di questi messaggi, perché con il primo cittadino di cornuta, che ovviamente, se avete fatto anche colazione o se...